Oggi è una giornata importante, l'ultimo giorno per la presentazione delle liste. Ecco, quali sono le anime che compongono questa coalizione che la sostiene? Sì, diciamo che oggi anche in qualche modo plasticamente è rappresentata la coalizione, perché vengono presentate le liste delle varie forze politiche e movimenti. Abbiamo sicuramente le componenti politiche, però c'è anche una forte componente civica e nella mia lista in particolare, che abbiamo già presentato, è presente sia un numero di cittadini che ha deciso di metterci la faccia, di accompagnarmi in questa avventura entusiasmante, e anche però delle forze politiche moderate e riformiste che rappresentano un po' la quarta gamba di questo campo largo. La novità, secondo me, politica più importante è che il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle sono tutti insieme sotto lo stesso ombrello, decisi a dare una proposta una unitaria di governo di questa città e in qualche modo facendo specchio anche con quello che sta succedendo a livello nazionale, dove da tempo il segretario nazionale del PD Enrico Letta sta proponendo proprio la ricetta del campo largo come proposta di governo. Quindi Genova è anche un laboratorio per le prossime politiche? Io lo vedo così e devo dire anche che l'armonia con cui stiamo andando avanti, con cui stiamo lavorando con tutti i vari attori di questa composita scena è un bel segnale che a livello nazionale può essere preso ad esempio.